In Pakistan è stato ucciso dalla polizia Malik Eshaq, a capo di un gruppo sunnita autore di numerosi attentati. Il leader del gruppo terrorista chiamato Lashkar-e-Jhangvi, messo fuori legge dal governo di Islamabad, è stato ucciso insieme ad altri 13 suoi adepti, inclusi due dei suoi figli. Il gruppo sunnita, legato ad Al-Qaeda, è responsabile di alcuni tra i più sanguinosi attacchi, con centinaia di vittime della minoranza musulmana sciita. Le circostanze in cui ha trovato la morte non sono ancora chiare. Malik Eshaq, arrestato una settimana fa, si trovava a bordo di un blindato che lo stava trasferendo dal carcere per essere interrogato. Un gruppo di uomini armati, composto da suoi sostenitori, avrebbe assaltato la vettura tentando di liberarlo. Ne è seguito uno scontro a fuoco con la polizia.